La misericordia di Dio ci libera. E quando tu ti incontri con la misericordia di Dio, hai una libertà interiore grande e anche sei capace di trasmetterla. Per questo è tanto importante aprirsi alla misericordia di Dio per lasciare di essere schiavi di noi stessi. Santo Padre ha aperto il sinodo sui giovani a cui hanno preso parte i 266 sinodali, i quali hanno ascoltato con molta attenzione l'omelia del Santo Padre. Il Papa ha invocato su ciascuno dei padri lo Spirito Santo affinché l'unzione dello Spirito consenta ai padri di aprire le loro menti e i loro cuori all'ispirazione che viene da Dio. Infatti è il Signore stesso che farà ricordare ai padri ciò che Gesù ha detto nel Vangelo e approfondirà gli insegnamenti di Gesù affinché il Signore stesso parli mediante i padri e parli a un mondo, il mondo dei giovani, che spesso è disorientato, a volte non è adeguatamente compreso dal mondo degli adulti e dal mondo degli anziani. Il Papa, infatti, ha ricordato ai padri sinodali che la maggior parte di loro ha un'età adulta, ha un'età anziana, e allora è chiamata a fare memoria dell'ardore e della passione giovanile per comunicare l'esperienza dell'età, l'esperienza dell'annuncio del Vangelo e l'esperienza di una vita fatta alla sequela di Cristo. I padri sinodali non devono perdere, ha ricordato il Papa, i sogni e le speranze che hanno nutrito in età giovanile e devono rispondere ai sogni e alle speranze del mondo giovanile con lo spirito della profezia e lo spirito della visione. Lo spirito della profezia che dovrà portare i padri sinodali ad indicare quelle vie nuove di evangelizzazione del mondo giovanile e dovrà portare i padri a ricordare ai giovani la centralità della bellezza del Vangelo, perché solo alla sequela di Cristo, vissuto e conosciuto mediante l'ascolto del Vangelo, è possibile acquistare questo spirito di profezia. E poi ha ricordato ai padri che essi dovranno avere uno spirito di visione, in modo tale da far vedere, da far trasparire il volto sempre giovane della Chiesa e consegnare ai giovani di oggi un messaggio, che è il messaggio della novità del Vangelo, che è il messaggio della novità portato da Cristo. Il Papa inoltre ha ricordato ai padri sinodali che essi dovranno discutere e parlare e comunicare tra di loro con libertà e con la piena consapevolezza che soltanto attraverso la preghiera sarà possibile ascoltare la voce dello Spirito e che dunque attraverso l'ascolto della voce dello Spirito sarà il medesimo Signore a parlare nuovamente alla sua Chiesa, a ringiovanire e rinverdire la sua Chiesa e a parlare ai giovani del mondo contemporaneo con il linguaggio loro più consono, loro più familiare, affinché essi possano accogliere e ricevere la bellezza dell'annuncio del Vangelo. Il Papa ha terminato la sua omelia con una splendida menzione di Paolo VI, alla vigilia ormai della sua canonizzazione. Infatti ha ricordato le parole che i padri conciliari al termine del concilio ebbero a pronunziare a vantaggio del mondo intero. Ha ricordato che la Chiesa è sempre giovane perché è ringiovanita dall'azione dello Spirito Santo e che le strutture
presenti nella Chiesa non devono impedire, anzi devono favorire l'evangelizzazione e devono favorire l'incontro con il mondo giovanile. Il Papa, infine, ha anche detto che siamo chiamati ad ascoltare i giovani, siamo chiamati ad ascoltarne le ansie e le problematiche, siamo chiamati ad ascoltarne il grido in una società che spesso li emarginalizza, perché è una società che impedisce di dar loro la dignità di un lavoro, la dignità della libertà e la dignità della ricezione autentica e verace del messaggio del Vangelo. Pertanto, ascoltando il Santo Padre, anche noi accompagniamo questo sinodo a vantaggio e a favore dei giovani con la nostra preghiera e con il nostro ardente desiderio che la Chiesa tutta si ponga in ascolto dello Spirito che parlerà in questo mese di ottobre, ne siamo certi, al cuore di ogni giovane. In the risen world, in the risen world.